Buonasera da Stefano Ballerini e ben ritrovati al nostro TG Serale. Fino a venerdì, fino a domani, in edizione solo vocale. Stiamo rimettendo a posto i nostri apparati che si sono ingolfati, lavorando ormai da un mese e mezzo solamente in remoto dalle nostre abitazioni. Allora, da dati che sono stati messi sotto attenzionamento, risulterebbe positivo al test per il coronavirus quasi un cittadino su due e sarebbero asintomatici, precisamente il 43%. E questo è il risultato di uno studio pubblicato dal New England Journal of Medicine. La ricerca è stata condotta in Islanda e in Inghilterra con una serie di test su massa su una percentuale notevole delle due popolazioni. E si arriva, attenzione, ve lo ricordate quando abbiamo cominciato a mettere sotto la lente di ingrandimento questa situazione? Si arriva oggi dove il sottoscritto era già arrivato con le proprie prime informazioni, da notizie che mi arrivavano dai miei medici amici specialisti in guerre chimiche dell'aeronautica militare. La CNN infatti informerebbe ed avvalorerebbe che il virus si sarebbe diffuso da Wuhan, ve lo ricordate? Sede del laboratorio di armi chimiche, dopo un incidente appunto nel famoso laboratorio, dove, ricordo, hanno interessi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Cina, gli America, la Germania, la Francia, l'Inghilterra ed anche quel Bill Gates che proprio ad inizio problema aveva comunicato di lasciare Microsoft dedicandosi alle sue fondazioni per studiare un vaccino. Come poi si è saputo, se uno più uno mi dà sempre due, a suffragare di tale ipotesi ci sarebbero già in giro un paio di dossier ancora non venuti a galla, ma siamo vicini. Nel 2018, infatti, c'erano già stati diversi ammonimenti circa carenze di sicurezza, appunto nel laboratorio di armi chimiche a Wuhan. I dati americani: in 24 ore il dato massimo 2.569 decessi nelle ultime 24 ore, per un totale di 28.300, uno più, uno meno, con ormai superata quota 630.000 contagiati. In Giappone il premier Abe ha dichiarato lo stato di emergenza, pur con solo, beato lui, tra virgolette, 490 contagi, 17 morti e 9.500 infettati. La Corea del Sud ipotizzerebbe un ritorno di nuovi focolai, ma si sta al contempo attrezzando per prevenire una diffusione di massa in questa seconda pandemia di ritorno. 1 milione i casi accertati di contagio in Europa, e dunque attenzione, perché i dati sono assolutamente allarmanti in tutto e per tutto. Dalla cronaca estera, purtroppo di coronavirus è morto lo scrittore cileno Luis Sepúlveda, che era stato ricoverato in Spagna dai primi di febbraio, l'autore de Il vecchio che leggeva romanzi d'amore e Una storia di una gabbianella e del gatto che insegnò a volare, ed era stato ricoverato appunto a fine febbraio. È morto ad Oviedo in Spagna, aveva 70 anni. Per quelle notizie che arrivano invece dall'Italia, attenzione, è allarme a Verona: da un 100 migranti l'hotel Monaco a Verona, su 140 ospiti, 100 sarebbero risultati positivi al virus. Di che cosa stiamo parlando? È emergenza sia proprio nell'hotel Monaco, requisito per ospitare i migranti, che in tutto il Veneto. A Zai, vicino a Verona, che è diventato un centro di accoglienza richiedenti protezione internazionale ai minori, la prefettura ha disposto che davanti all'edificio sia messo un centro di vigilanza sempre H24 delle forze dell'ordine. Ieri mattina c'era il reparto mobile della polizia che si alterna con i carabinieri. La
la misura è stata necessaria anche perché i richiedenti asilo sono stati fatti i tamponi, il risultato è stato assolutamente allarmante e il dato Covid italiano parrebbe di poter ipotizzare una stabilizzazione, ma che ancora non fa decrescere purtroppo i dati. Attenzione agli isolamenti domiciliari che rischiano di diventare i nuovi focolai. Stiamo studiando i metodi, i modi più da attenzionare per ipotizzare la possibilità di una uscita pur scaglionata ai primi di maggio. Ecco i dati Italia del Covid di oggi, di giovedì 16 aprile. I casi italiani sono 168.941, casi positivi 106.607, da ieri un aumento di 1.189. In terapia intensiva però c'è il dato minimo, siamo sotto quota 3.000, dato ottimo 2.936, ricoverati con sintomi 26.963, isolamento domiciliare 76.778, che è il 72% del totale. Guariti barra dimessi, abbiamo passato quota 40.000, 40.164, i guariti sono aumentati di 2.072 unità da ieri. I morti, purtroppo, ieri erano 578, oggi altri 525, abbiamo passato il totale dei 22.170, purtroppo troppi, tantissimi tamponi. Da ieri ne sono stati eseguiti altri 61.000 per quota totale di 1.178.403. L'AIFA ha autorizzato l'uso della eparina per cercare di limitare i trombi polmonari di antivirali, antireumatici e farmaci anti-HIV. Stamattina una bella notizia, dimesso dall'ospedale di Cremona il più giovane infettato italiano, Matteo, di 18 anni. Purtroppo da ieri morti altri 7 medici in prima linea per un totale di 127, ci si aggiunge 9 farmacisti deceduti, 31 infermieri e 8.600 contagiati negli operatori della sanità italiana. Dati dalla Lombardia, casi totali 63.094, casi positivi 33.090, in terapia intensiva un dato che sta decrescendo 1.032, ricoverati con sintomi 11.356, isolamento domiciliare 20.702, guariti barra dimessi 18.396, ci sono altri 301 decessi in Lombardia per un totale di 11.608 con 232.674 tamponi eseguiti dalle varie ASL lombarde. Situazione pericolosa anche in Piemonte, che adesso è la terza regione per dati dietro Lombardia ed Emilia Romagna. Allora vediamo anche i dati dell'Emilia Romagna, dato che è vicina alla nostra Toscana. Casi sono 19.108. Ricoverati con sintomi 3.360, terapia intensiva 316, isolamento domiciliare 9.987, positivi sono 13.663, 4.980 i dimessi, morti totali 2.843 a fronte di 112.105 tamponi effettuati dalle ASL dell'Emilia Romagna. Ed eccoci ai dati del Piemonte, purtroppo anche questi dati 19.108 positivi, 13.783, terapia intensiva 346, isolamento domiciliare 10.019, ricoverati con sintomi 3.418, 2.094 i morti in Piemonte, 3.231 i guariti, 80.708 i tamponi. Nelle notizie italiane va comunicata una scossa di terremoto nel Piacentino di magnitudo 4.2 nella notte, scossa è stata avvertita in buona parte del nord Italia da Milano a Torino ed è stata avvertita soprattutto dalla popolazione del Piacentino, al momento non si segnalano danni per fortuna. L'epicentro è stato registrato a 6 km dal comune di Cerignale con un ipocentro a 3 km di profondità. Per fortuna ad oggi ancora non abbiamo notizie di danni, un po' di spavento, ma per adesso sembra finita lì. Allora, Toscana,
con casi positivi 6613, terapia intensiva 213, ricoverati con sintomi 940, isolamento domiciliare 5460 toscani, guariti barra dimessi 745, i morti ce ne sono purtroppo più 29 da ieri, 585 il totale, settima regione italiana per decessi, con i tamponi che salgono a 91.651, la quarta regione per tamponi effettuata. Dall'Elba un'ultima notizia, ieri sera non l'avevamo potuta comunicare perché è arrivata in assoluta prima serata, lo facciamo oggi, è stato trasferito d'urgenza un neonato con l'ok della rete ottimale dei soccorsi. Il piccolino, un mese e mezzo, aveva un'insufficienza respiratoria, disposto a ricovero al Mayer, ma il Pegaso purtroppo nelle ultime ore non ha potuto volare a causa del vento. Interventi dei medici dello STEN, sistema di trasporti neonatale toscana, per una sanità che evidentemente messa in prova funziona. E dunque tutto è andato bene, il bambino però non è potuto arrivare a Firenze ed è stato ricoverato all'ospedale di Pisa. Le sue notizie riguardo il suo stato di salute parrebbe stabile, non dovrebbe essere a rischio. La donazione che ha passato i 100.000 euro ha permesso all'ospedale di Portoferraio di acquistare un ecografo ad alta tecnologia donato dalla famiglia Montauti d'Arcur e un ventilatore polmonare donato dalla ricerca e dalle donazioni scaturite dalla decisione di dare vita a questa raccolta fondi dall'acqua dell'Elba. Sempre dall'Elba, nessun positivo nella giornata di oggi, è un aspetto positivo. Si aspettano i risultati dei tamponi eseguiti sui familiari del decimo caso, la signora di Portoferraio, l'ultima risultata positiva all'Elba, e all'Elba da Portoferraio all'ultimo dei comuni è scattata l'ordinanza che obbliga l'uso delle mascherine. Andiamo alle notizie sportive. Allora, Max Mosley, l'ex presidente della Federazione Internazionale Automobilismo, avrebbe sentenziato cancellare la stagione di Formula 1. Si potrebbe sfruttare la pausa per allestire una base finanziaria più solida e dunque anche questo sport rischia di vedersi neutralizzato tutti. Per quello che riguarda il CONI, la giunta nazionale programmata per martedì 28 aprile ha deciso che la stessa riunione sarà posticipata alle ore 10 e che alle ore 12 avrà natura informale e si svolgerà in ottemperanza alle disposizioni governative in un collegamento attraverso le piattaforme di videoconferenza di tutte le federazioni. E allora Giovanni Malagò, pur ricevendo polemiche da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio per come il presidente del CONI avrebbe messo tutte le di sport sullo stesso gradino, ha determinato questa scaletta di questa riunione. Mercoledì 29 aprile ore 11, presidenti delle federazioni sportivi nazionali. Sempre nella stessa giornata alle ore 17, presidenti discipline sportive associate. Giovedì 30 aprile alle ore 11, presidente degli enti di promozione sportiva, alle ore 16 le associazioni benemerite, alle ore 17 presidente dei comitati regionali CONI. Altre riunioni, laddove necessario, verranno organizzate nel mese di maggio compatibilmente con le disposizioni governative. Gravina, appunto, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, spacca l'Italia. Vorremmo finire il campionato, ma difficilmente si giocherà al nord. Il presidente della FIGC ipotizzerebbe le partite sotto una linea demarcata come sotto il Rubicone, cioè dall'Italia centrale in giù. La ripartenza, risponde Malagò, nel calcio si naviga a vista, non si va da nessuna parte. Nel dibattito per la ripartenza c'è troppa conflittualità, tutti vengono danneggiati e dunque è polemica ormai, si aspetta di vedere cosa verrà deciso verso la fine di aprile. Andiamo alle notizie
Da Casa Viola, il presidente commisso avrebbe spifferato che davanti a una richiesta giusta Chiesa potrebbe partire, ma Castrovilli è stato blindato. Il presidente Rocco Commisso ricorda che a Federico ho promesso che davanti a una cifra importante ci saremmo messi d'accordo. Nedved con lui non parlo e questa l'aveva detto. Dunque, i fari di tutte le big del campo italiano non solo sono puntati da tempo su Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli, gioielli della Fiorentina, e del loro futuro ha parlato il presidente Viola Rocco Commisso, che per la prima volta avrebbe aperto alla cessione dell'attaccante. Voglio giocatori che siano felici di rimanere. Castrovilli ha un contratto lungo e sicuramente resterà. Per quanto riguarda Chiesa, gli ho promesso che se arrivasse una offerta congrua potremmo metterci al tavolo. Gioielli Viola e maglia viola, dove andranno? Negli ultimi mesi non ne abbiamo parlato, ma la situazione a Firenze è cambiata anche ai suoi occhi, ha aggiunto Commisso a Top Calcio 24. L'obiettivo è fare una squadra più forte per il prossimo anno, facendo un campionato assolutamente migliore. Poi si è espresso circa le date della ripartenza. Ripartire il 4 maggio con gli allenamenti, è importante che il calcio riparta, ma anche importante tenere in considerazione la salute. Non bisogna rovinare l'anno prossimo. Noi siamo nel mezzo a questa situazione, occorre procedere passo dopo passo. Quello che conta è non rovinare il futuro. Con questa notizia chiudiamo questo TG serale di giovedì 16 aprile. Vi lasciamo con un rullo fotografico dedicato questa volta a Gio Barone, realizzato dalla nostra redazione con la fattiva opera di Silvano Galassi, che ringraziamo. Dopodiché linea al pianeta Facebook della Savino del Bene Scandicci, dove il nostro amico Dario, l'addetto stampa della Dario Baldi della Savino del Bene, ha realizzato un'intervista con 5 ospiti. Appena terminerà ve la riverseremo interamente. Buonasera da Stefano Ballerini, appuntamento a domani. Mi raccomando, continuiamo a sacrificarci, non si esce, si va a fare la spesa, possibilmente una volta a settimana per non rischiare. Sono obbligatorie le mascherine, con le autorizzazioni si va sul posto di lavoro. Attendiamo novità, ripeto, la ripartenza potrebbe essere stabilita per i primi di maggio. Buona serata a tutti, mi mancate, vi voglio bene. Da Stefano Ballerini, la più cordiale, buonasera.